Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per la TBR di agosto, terza TBR estiva che continua questa mia piccola challenge personale che ho iniziato a giugno, ovvero quella di smaltire tutta la mia pila della vergogna cartacea. Qualcosa sono già riuscita a leggere, ma qualcosa mi è rimasto e quindi lo troverete in questa TBR. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella di notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok, così trovate il link qua sotto in descrizione. Ma detto questo cominciamo, e cominciamo subito con un libro che sarà la mia primissima lettura di agosto e per cui sono super felice, ovvero The Maid and the Crocodile di Jordan Ifueko. Il nuovo libro di Jordan Ifueko è una novella ambientata nel mondo di Ray Bearer, che è un'odologia che in italiano trovate per Fazzi, i cui libri sono Ray Bearer e Redemptor. È un'odologia conclusa che io ho davvero amato. Il primo libro è stato tra i migliori libri del mio 2023, vi lascio il video qua sopra nelle schede. Ho davvero amato Ray Bearer e Jordan Ifueko ha annunciato una novella. Novella su cui io mi sono informata, ma relativamente poco, perché voglio affrontarla un po' a scatola chiusa. Ringrazio comunque tantissimo la casa editrice che mi ha inviato una copia digitale del libro come collaborazione. Sono super contenta di avere questo ARC digitale in anteprima. Il libro uscirà a Ferragosto e io lo andrò a leggere ovviamente prima. Ray Bearer a me era piaciuto molto, sia la storia sia l'originalità del mondo e del sistema magico che Ifueko aveva creato, ma mi era piaciuto anche molto lo stile di scrittura proprio dell'autrice, quindi sono curiosa di vedere come affronta questa nuova storia che, se non ho capito male, dovrebbe essere autoconclusiva, e non so se rivedremo alcuni dei personaggi visti nella dilogia. Sono molto curiosa di andare a leggere questa nuova storia che comunque non è cortissima, circa si aggira intorno alle 400 pagine la versione digitale. The Maid and the Crocodile è appunto il nuovo libro di Jordan Ifueko. Dopodiché continuiamo con un libro che in realtà viene da TBR di luglio perché non sono riuscita a leggerlo. E sto parlando di Alpha Soul di Olivia Atwater. Vi lascio l'unboxing di questo libro e di un altro qua sopra nelle schede. Questo libro io l'avevo preordinato, quindi mi è arrivato autografato. Questo libro appunto era in TBR di luglio, non sono riuscita a leggerlo, eccolo che torna in TBR di agosto, credo sarà o una delle mie prime letture oppure verrà in vacanza con me, devo ancora decidere. Ho un po' timore di portarlo con me in vacanza perché ho un filo paura di rovinarlo, ha degli edge stupendi, è comunque una rigida con sovracoperta che lascerei a casa, però insomma ho un filo timore di rovinarlo. Comunque sono molto molto curiosa di andarlo a leggere, ha tutte le carte in regola per piacermi e non so perché io non l'abbia ancora preso in mano. Alpha Soul è la storia di questa ragazza che ha appunto metà di un'anima e che farà un patto con una persona, con il nostro interesse amoroso. Si tratta di un libro ambientato in epoca Regency che a me, devo ammettere, non dispiace assolutamente, anzi, ho letto relativamente pochi libri in questo periodo, ma quelli che ho letto mi sono piaciuti. Si tratta di un libro standalone, autoconclusivo, ma se non ho capito male fa anche parte di una saga, nel senso che è una saga composta da autoconclusivi. Per il momento in italiano c'è solo questo volume, appunto per la collana di Meg della Biblioteca di Daphne con Rizzoli. E la già in TBR di luglio, torna in questa TBR di agosto, voglio assolutamente leggerlo. Questa TBR è lunghissima, quindi passiamo subito al prossimo libro. Spark of the Everflame. Altro libro della collana di La Biblioteca di Daphne, cioè Meg con Rizzoli. Questa volta primo libro di una tetralogia, quindi una saga di 4 volumi, di cui il secondo è già stato annunciato. Anche questo l'avevo preordinato, quindi anche questo mi è arrivato autografato dall'autrice, appunto, Pen Cole. Di questo libro io ho sentito parlare molto bene, principalmente in realtà sul BookTok estero, nel senso che un sacco di persone ne parlano strabene, soprattutto per la sua originalità. In italiano ammetto di averne sentito parlare un pochino di meno. Spero comunque che possa piacermi, appunto si parla di questo world building, questa storia un po' molto particolare, un po' molto originale, spero mi possa piacere, spero sia un pochino diverso dal solito. Se non ricordo male Meg lo descriveva come un Darkling che ci ha provato abbastanza e che è riuscito da qualche parte, Darkling preso dalla saga di Shadow and Bone, ovvero Tenebre e Ossa di Leigh Bardugo. Darkling è un personaggio che io apprezzo tantissimo, che il fandom in generale apprezza tantissimo e devo dire non male come premessa in qualche modo. Spark of the Everflame è appunto il primo libro di una saga, quindi non finirà qua. Io me lo devo ricordare questo. Però in inglese i libri sono già tutti disponibili, se non erro comunque ce ne sono di più che in italiano, per cui a mali estremi andrò avanti in inglese. Anche questo edges davvero molto belli e anche questo ho un filo timore di rovinarlo, per cui anche questo non so se lo porterò in vacanza o lo leggerò prima. Dovrebbe essere appunto uno Slowborn Enemies to Lovers. Che dire, ha tutte le carte in regola per piacermi? Vedremo. Anche questo è nella mia libreria da un po' di mesi, tra una cosa e l'altra praticamente mi è arrivato dopo il salone e non l'ho ancora preso in mano. In realtà non l'avevo ancora inserito in TBR, finalmente eccolo.
Proseguiamo con un altro libro che è nella mia TBR da una quantità abbastanza imbarazzante di tempo, ovvero novembre 2023, ovvero Lucca Comics 2023, e sto parlando di Shanghai Mortal di A.Y. Chao, edito edizioni E.O. Questo libro io l'ho preso a Lucca 2023, in realtà non l'ho neanche preso io perché l'autrice non c'era il giorno in cui c'ero io, quindi c'è andata una mia amica che carinissima me l'ha preso e me l'ha fatta autografare con la dedica. I giorni successivi poi erano disponibili le copie autografate, anche se non era stato detto da nessuna parte. Però appunto c'è andata questa mia amica che me l'ha preso, me l'ha fatta autografare con la dedica, io la ringrazio ancora moltissimo. Questo libro è tipo nella mia libreria dell'anno scorso e io non sono ancora riuscita a leggerlo, non l'ho neanche ancora inserito in TBR, questa è la prima. È un libro che mi ispira moltissimo, si tratta di un fantasy dalle ispirazioni orientali che a me piacciono sempre molto, devo dire, soprattutto se gestite bene. Sono qualcosa di un po' diverso dal solito che, ripeto, a me piace spesso leggere. Ne ho letti qualcuno, non ne ho letti tantissimi, se ne trovano relativamente. Questo libro, quando era stato annunciato, a me ispirava un sacco. Poi devo ammettere che in realtà non l'ho particolarmente visto in giro sui social. È stato sempre lì nella mia libreria a poltrire, è arrivato il suo momento. Finalmente leggerò Shanghai Mortal. Questo è l'autografo con tanto di data, 3 novembre 2023. Non è un libro neanche tanto lungo, infatti sono poco più di 400 pagine. La nostra protagonista è metà vampira, metà spirito volpe e un'infinità di guai. Questo libro non è autoconclusivo, nonostante io fossi fortemente convinta che lo sia. È il primo libro di una trilogia, il secondo è già stato annunciato in lingua inglese, credo non sia ancora uscito ma potrei sbagliarmi. Non si sa ancora niente per una traduzione italiana e del terzo non abbiamo notizie. Io ero convinta che questo libro fosse autoconclusivo tutte le volte, ci devo ripensare e tra l'altro è scritto qua. Primo libro di una trilogia. Tutte le volte io riapro questo libro e mi ricordo che no, non è un autoconclusivo. Quindi primo libro di una nuova ennesima saga che inizio. Copertina devo dire molto bella, costina e retro. Edges tutti arancioni sia sopra che sotto. Sotto coperta nera, molto basic. È un libro di cui ammetto di non aver sentito parlare quasi per niente e non so il perché. I libri di ispirazione orientale, così come anche quelli arabeggianti, ne ho letti pochi, devo ammetterlo, ma quelli che ho letto spesso mi sono piaciuti. Non è un qualcosa che riesco a leggere sempre, credo di dover essere leggermente un pochino nel mood e mi sta venendo voglia, devo ammettere, di leggere qualcosa di un po' più diverso, un po' più originale, con magari anche appunto queste vibes, queste ispirazioni, quindi agosto credo sarà il momento perfetto per finalmente recuperare Shanghai Mortal. Prossimo libro, anche lui nella mia libreria da un pochino, e sto parlando di Lo spezzacuori di Felicia Kingsley, che io ho ordinato, anzi preordinato all'uscita, e infatti mi è arrivato anche autografato. E anche il segnalibro. Non ho ancora avuto voglia e modo di leggerlo, eccolo qua, eccolo in questa TBR di agosto, lui credo che verrà in vacanza con me. Si tratta di un'altra novella compagna di Due cuori in affitto di Felicia Kingsley, che è uno dei suoi libri che io più ho amato. È uno dei miei... Due cuori in affitto ha poi una novella sequel che è Innamorati pazzi, questa è una novella prequel, appunto Lo spezzacuori, incentrato sul personaggio di Blake Avery, che è il protagonista maschile di Due cuori in affitto. Due cuori in affitto è uno dei miei libri preferiti di Felicia Kingsley, uno di quelli che più preferisco dei suoi. E continua a scrivere novelle collegate. Devo ammettere che non mi dispiace... Però allo stesso tempo certe volte spero che esca un libro completamente nuovo. Adesso Felicia Kingsley ha annunciato un nuovo libro in uscita il 3 settembre, che è una conquista fuori menu, che ha come protagonista Dwight, che è un personaggio che incontriamo appunto in Due cuori in affitto, quindi si allunga un attimo questo micromondo. Per leggere il nuovo libro Una conquista fuori menu non sarà necessario aver letto Due cuori in affitto, anche se io personalmente credo che sarà consigliato. Mentre per quanto riguarda leggere Lo spezzacuori, sì, è un prequel, quindi non è esattamente necessario aver letto Due cuori in affitto, ma è comunque caldamente consigliato. Mentre per leggere l'altra novella Innamorate pazzi è necessario aver letto Due cuori in affitto, appunto perché è sequel. Io ho già letto Due cuori in affitto, ho già letto Innamorati pazzi, vado a recuperare Lo spezzacuori. È una novella di circa 200 pagine, non è neanche tanto lunga, appunto, sul protagonista Blake Avery. Lui non mi dispiace affatto come protagonista maschile, non è forse il mio preferito in assoluto di Felicia, ma devo dire comunque tanta roba. Di finalmente vado a leggere delle sue avventure. Non è un libro tanto lungo, semplicemente tra una cosa e l'altra non l'avevo ancora preso in mano. Prossimo libro, Appuntamento in terrazzo, sempre di Felicia Kingsley. Nuovamente una novella. Felicia di novelle ne ha scritte relativamente poche, appunto alcune sono companion, prequel e sequel di saghe, mentre ci sono alcune novelle autoconclusive tipo questa e l'altra che mi avevano aspettato che io ho davvero amato. Pian piano sto recuperando i libri scritti da Felicia Kingsley, me ne mancano ancora diversi, ma tra i cartacei a mancarmi, oltre allo spezzacuori, c'è lui.
Libro che mi è stato regalato, che ancora tra una cosa e l'altra non avevo preso in mano, ma appunto, sempre nell'ottica di finire la mia TBR cartacea, eccolo qua ed ecco qua che lo leggo. Devo dire che in realtà dei libri di Felicia questo è in assoluto quello che mi ispira di meno. Per un semplice fatto, ovvero che siamo durante il periodo del Covid, i due personaggi si incontreranno sui rispettivi balconi, che sono vicini, e semplicemente io non amo, non apprezzo film, libri e serie TV con il Covid, perché semplicemente l'ho vissuto nella vita reale e mi è bastato, diciamo. Non è un voler ignorare il problema il mio, semplicemente quando guardo, leggo qualcosa per distrarmi, divertirmi, eccetera, cerco di evitare prodotti vari che abbiano il Covid, semplicemente perché so di apprezzarli di meno. Però mi è stato detto che questi due protagonisti hanno una chimica pazzesca e quindi gli do un'opportunità, anche perché poi ce l'ho in cartaceo. Su in realtà mi manca anche un altro paio di libri veri e propri, alcuni anche abbastanza famosi, tra cui quello che verrà adattato da Amazon Prime in forma di film. Quello no, non l'ho ancora letto e sì, dovrò assolutamente recuperarlo prima del film. Però intanto ad agosto mettiamo in TBR Appuntamento in terrazzo. Questa volta è una novella, quindi se non erro non è spicy ed è circa di 200 pagine. L'altra novella di Felicia Kingsley autoconclusiva che avevo letto è Il mio regalo inaspettato. Io l'avevo assolutamente amata, una novella natalizia che io ho adorato e divorato tipo in una sera. Quindi credo che questo libro farà circa la stessa fine e me lo finirò in una giornata. Prossimo libro, altro ritorno in questa TBR, l'avete già visto nelle ultime circa due TBR, se non erro, ed è Shadows of Betrayal di Brenda K. Davis. Terzo libro della saga iniziata con Shadows of Fire che conta 11 volumi. In italiano attualmente è disponibile il primo, tradotto per Prime Edizioni, che mi aveva dato la collaborazione in anteprima, ho partecipato al review party, li ringrazio ancora per questo, io avevo amato il primo volume, avevo subitissimo letto il secondo, dopodiché avevo messo in TBR il terzo. Semplicemente non l'ho ancora preso in mano, tra una cosa e l'altra è quel libro che continuo a spostare di TBR in TBR. Da una parte il fatto che siano 11 volumi mi demoralizza un pochino, perché è solo il terzo, nel senso potrebbe essere, tra virgolette, libro con la sindrome del secondo libro, o comunque essere un libro un po' più inutile, un po' più di passaggio. Dall'altra è una saga che mi sta piacendo molto e nel primo e nel secondo volume mi hanno delusa. I due protagonisti mi piacciono molto, hanno un'ottima chimica, la storia del mondo è interessante e ho alcune teorie. Questo tradimento presente nel titolo io credo di sapere su chi è, vedremo se ho ragione, sono in realtà abbastanza curiosa di scoprirlo, ma allo stesso tempo forse anche quel qualcosa che non voglio leggere, nel senso non ho troppa voglia di vederlo questo tradimento. I primi due volumi mi hanno comunque ben tenuto attaccata alle pagine, mi hanno interessata molto, e il finale devo dire una vera bomba, un finino cliffhanger decisamente con della suspense, quindi ho in realtà voglia di andare avanti sui prossimi volumi della saga. Il fatto che siano 11 da una parte mi interessa perché è una saga molto lunga, dall'altra appunto è un po', forse passatemi il termine, demoralizzante, perché appunto sono tanti, c'è tanta roba che deve succedere, tante pagine nel mezzo. Quel libro nel mezzo, non lo so, è sempre un po' un... Sono 11 libri, ma sono tutti 11 davvero necessari? È una saga di cui sento parlare pochissimo, sia in italiano che in inglese. Non mi è molto capitata in giro sui social. Vedremo. Spero ad agosto finalmente riuscire a leggere Shadows of Betrayal. Si vedrà. Prossimo libro, La Sera Caduta di Claudia Gray. Torno finalmente a leggere Star Wars All'Alta Repubblica. Star Wars nasce come saga cinematografica e negli ultimi anni sono usciti una serie di libri. In particolare per il progetto dell'Alta Repubblica, che è un progetto letterario su, in realtà su più piattaforme, perché c'è anche una parte tutta a fumetti, è stata fatta anche nel momento dell'Alta Repubblica una serie TV per bambini, c'è una parte in audiolibro, però ha anche una parte proprio cartacea di libri. L'Alta Repubblica si divide in tre ere, prima, seconda e terza, in italiano è già stata tradotta la prima e quasi tutta la seconda, in inglese stanno pubblicando la terza. Cronologicamente sono tutte molto prima del primo film di Star Wars, ovvero La Minaccia Fantasma, e però temporalmente sono un po' sfasate, nel senso che c'è la prima era, la seconda era e la terza, quanto ho capito, è prima della prima era. Non so a quanti secoli di distanza, non mi ricordo. Io avevo iniziato la saga dell'Alta Repubblica quando erano usciti i primi libri. Usciti i primi libri io mi c'ero subito gettata, perché io amo Star Wars, è una delle mie saghe preferite in assoluto. C'è stata qualche gioia, ma c'è stata anche qualche delusione. Il primo libro, La Luce dei Jedi, non era niente di eccezionale, ma mi era piaciuto. Dopodiché sono andata avanti e gli ultimi due libri che avevo letto all'interno dell'Alta Repubblica non mi erano piaciuti. Non andavano avanti, non avevano un granché da dire, insomma, non mi erano particolarmente piaciuti e mi ero un po' arenata.
Recentemente è uscita la nuova serie TV di Star Wars, ovvero The Acolyte. Io l'ho amata, adorata, mi è piaciuta tantissimo. Mi è tornata un sacco voglia di tornare all'interno del mondo di Star Wars e quindi ho detto perché non tornare a leggere l'Alta Repubblica? Quindi mi sono andata a guardare su internet un po' di recensioni, informazioni eccetera eccetera per andare a vedere quanti libri sono finora già usciti e insomma il fandom che cosa ne ha pensato dei vari libri, lettori sia italiani che esteri. Cosa hanno pensato dei vari libri? Ho scoperto che i libri che non mi erano piaciuti in realtà non sono piaciuti troppo neanche in giro, a quanto ho capito, e quindi sono andata un attimo a spulciare che libri ci sono, che libri, insomma, in ordine dopo dovevo andare a leggere e cosa ne ha pensato un po' il fandom. Quindi mi è tornata un po' voglia di leggere Star Wars, quindi eccomi qua che torno a leggere l'Alta Repubblica. Finalmente torno al mondo di Star Wars che io amo profondamente. Dopo in realtà credo una cosa come un anno, forse anche di più, di pausa dall'Alta Repubblica. Mi ricordo qualcosa circa, nel senso mi ricordo i personaggi, mi ricordo circa che cosa fanno, che ruolo hanno, che connessione particolare con la forza hanno. Mi ricordo chi sono i cattivi, mi ricordo che c'era una cosa che era rimasta in sospeso. Io volevo assolutamente scoprire come andava avanti, ma mi ricordo poco in realtà di quella cosa in sospeso. Mi ricordo più o meno, diciamo, molto a grandi linee la cosa è successo. E però non trovo dei riassunti completamente spoiler della saga. Anzi, se li trovate, sapete dove trovarli, scrivetemelo pure qua sotto nei commenti, perché mi farebbe davvero bene andarmi a rileggere delle trame full spoiler. Andrò avanti appunto con la Stella Caduta. La prima era dell'Alta Repubblica, come in realtà un po' tutte le ere dell'Alta Repubblica, è divisa in tre filoni: Middle Grade, Young Adult ed Adult. Ovvero tre filoni di libri appunto dedicati a questo rispettivo target. E uno può leggere solo quel filone lì, leggerli tutti, sono un po' complementari, non tutti sono necessari per tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io avevo letto i primi dei rispettivi filoni andando in ordine cronologico di uscita, che è anche l'ordine in cui vanno letti, che è anche l'ordine cronologico della storia. Avrei in mezzo un libro, di cui non chiedetemi il titolo perché non ne ho minimamente idea, ho deciso di skipparlo, perché in realtà in inglese è uscito come audiolibro, in italiano è uscito solo come cartaceo, è un mattonazzo di cui a me non interessa minimamente niente. Sono andata a vedere delle recensioni, sono tutte abbastanza negative. Sostanzialmente è un libro quasi intero dal POV dei cattivi, che sono POV che a me non piacciono, non interessano. Non mi dicevano niente già nei libri normali, tra virgolette, dove ci sono ogni tanto i pop dei cattivi. Sono capitoli che a me tendenzialmente non piacciono. Quindi salterò completamente questo libro, credo si chiami Smuovi Tempesta, una cosa del genere. Lo salterò completamente e andrò avanti, diciamo, con i libri veri e propri. Perché, ripeto, questo libro che io sto saltando in inglese è uscito come audiolibro, non viene neanche troppo conteggiato andando in ordine. E vado a leggere il prossimo libro, che è La Stella Caduta, che è il terzo e ultimo della saga Adult. Libro che ho scoperto su internet essere importante, non troppo veloce, non il migliore, però comunque abbastanza importante, quindi non lo andrò a saltare. Ho invece molta voglia di leggere, dalle recensioni super positive che ho letto, il libro successivo in ordine, che è il terzo della Middle Grade. Per quanto riguarda, tra virgolette, la trilogia Middle Grade della prima era della Repubblica, è un po' particolare perché il primo libro io l'ho amato, adorato, stra-adorato, il secondo orribile, non riuscivo a finirlo, ho 200 pagine che ci ho messo delle ore a leggere, proprio a me non è piaciuto proprio per niente, brutto. Il terzo ne ho sentito parlare strabene, come uno dei migliori libri di questa prima era dell'Alta Repubblica, quindi lo andrò a leggere, però prima appunto devo andare in ordine, quindi leggerò il terzo della Adult, poi nelle prossime TBR con calma mi vedrete inserire anche gli altri libri. È una saga che ho iniziato in italiano e andrò avanti in italiano. Ho intenzione nei prossimi mesi di finire la prima era dell'Alta Repubblica. Non mi mancano tanti libri, appunto mi manca l'ultimo della Adult, l'ultimo della Middle Grade e se non erro l'ultimo della Young Adult, che non so se leggerò. Dopodiché non so se andrò avanti con seconda e terza era. Prima o poi ogni tanto circa semi forse mi vedrete continuare a leggere dei libri dell'Alta Repubblica. Se avete letto qualcosa di quest'Alta Repubblica fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Ultimo libro di questa TBR, Omega di Max Peronti. Libro anche questo comprato a Lucca Comics 2023, libro anche questo che è nella mia libreria da diversi mesi, e libro anche questo che avete già visto in ben più di una TBR. Sono mesi che io lo metto in TBR, sono mesi che io lo voglio leggere, sono mesi che lo sposto da una TBR all'altra. Semplicemente di tutti i libri con TBR, questo è sempre l'ultimo che ho intenzione di prendere in mano e magari la TBR è un filo troppo lunga oppure finisco semplicemente a leggere altro e questo non lo prendo mai in mano. Credo si possa anche capire un po' da questo mio comportamento il fatto che io non abbia troppa voglia di leggere questo libro. Questo è un libro che io ho preso a Lucca Comics perché mi ispirava la trama e come me ne parlava l'autore.
E secondo me ha le carte in regola per piacermi. Mi può piacere. Lo voglio leggere, nel senso che assolutamente voglio finire la mia prima vergogna cartacea entro agosto, quindi lo vorrei leggere entro agosto. Vorrei leggerlo, vorrei dargli un'opportunità, vorrei farmi la mia opinione su questo libro di cui non ho sentito praticamente niente in giro e devo ammettere di non essere andata a guardare recensioni in giro appositamente perché voglio affrontare la scatola chiusa. È un libro primo di una trilogia, se non erro, che dovrebbe partire in medias res e ripeto, ha tutte le carte in regola per piacermi. E allora la domanda sorge spontanea, perché non l'hai ancora letto? Primo perché c'erano altri libri che avevo più voglia di leggere e quindi semplicemente non lo prendevo in mano. Il secondo è che andando a leggere libri fantasy italiani, ma in realtà in generale andando a leggere libri in generale secondo me, sia italiani che esteri, sia autopubblicati che pubblicati in casa editrice, c'è sempre il rischio che il libro possa non piacerti. E questo è normale. Però purtroppo è successo che con l'editoria italiana a me siano capitati dei gioielli, davvero delle meraviglie, ma anche dei libri che non mi siano piaciuti. Sono rimasta molto delusa da un acquisto al mio salone del libro dell'anno scorso, 2023 quindi, e non so perché questo mi sta un po' fermando dall'affrontare un altro libro di editoria italiana, di autori che non conosco, libri di cui non ho sentito parlare, ma anche libri che non c'entrano assolutamente niente l'uno con l'altro, quindi è più un timore mio di leggere questo libro e detestarlo, che non mi piaccia, è un po' un mio timore devo dire. E se io leggo tutta questa meravigliosa TBR di agosto, a eccezione di Sotto la porta dei sussurri che è lì da un anno e mezzo, a parte quello, tutto il resto del mio piano della vergogna cartacea sarebbe finito, quindi supererei quasi del tutto la mia challenge personale, per cui vedremo. Bene, questo video si conclude qua, lasciate un pollice se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella di notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok, così trovate il link qua sotto in descrizione. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo, ciao!